Per un momento ho pensato che non ce l'avresti fatta. È un'ottima avversaria, zio, però manca d'esperienza. E tu conosci tutti i trucchi, vero? Adesso lasciami fare la doccia e poi ce ne andremo a cena. Ci vediamo dopo. Aspetta di fuori. Sì, maestro. Tutto a posto, Waldo? Sono pronto. Bene. Procederemo immediatamente. L'operazione non riesce. Forse quest'uomo non aveva più il desiderio di vivere, maestro. Non aveva il diritto di farlo. Siamo di nuovo al punto di partenza.
Voglio rendermi conto del perché il sangue cessi bruscamente di rodare il cervello. No, non mi darò mai per vinto. Dovessi tentare altre 100 volte per arrivare alla meta prefissa. Carfax è di nuovo in crisi, maestro. Allora cerchiamo di calmarlo. Ecco il massimo risultato della mia scienza. Carfax, la bestia umana. Calmati, calmati. Dopo avergli iniettato la microsonda di controllo, quest'uomo ha subito una lenta ma inesorabile metamorfosi. Una metamorfosi che lo ha profondamente mutato, rendendolo simile a un animale. Un animale che si muove per istinto e che soffre di violente crisi di pazzia. Probabilmente provocate dalla pressione della microsonda sul cervello. Il dolore lo rende molto feroce e pericoloso. Mi obbedisce perché lo tengo in uno stato ipnotico permanente. Abbiamo modificato il ciclo chirurgico per non creare un altro Carfax. E qual è il risultato? Tutti i soggetti sono morti, mentre lui vive. O un essere esclusivamente vegetativo. Non deve scoraggiarsi, maestro. Lei ha creato qualcosa di veramente meraviglioso. Un robot che riceve ordini mediante cardioimpulsi. Non la trovo una conquista importante. No, no. Quel robot è semplicemente una macchina. Una materia inerte che mi è costata anni di fatica per metterla a punto. Farne un altro, a parte l'alto costo della sua elaborazione, mi prenderebbe troppo tempo. Io non posso sprecarne altro. La mia idea è di creare qualcosa di simile, capisci? Ma con una materia che si trova in abbondanza e molto a buon mercato. La razza umana. Trasformare l'uomo in robot. In comoda marionetta che io possa manovrare a mio piacimento. Non rinuncerò mai a questo principio. È più che evidente che esiste una grossa lacuna nella maniera di condurre gli interventi che abbiamo effettuato. Mi sembra perfettamente inutile continuare a provare lo stesso metodo indefinitamente. E tu cosa suggerisci? Avanti. Sono sicuro che nel mondo esistono degli scienziati in grado di aiutarci nella soluzione del problema. Con il loro prezioso aiuto potremo portare a termine il piano con successo. Complimenti, Waldo. È un'ottima idea. Un'idea veramente brillante. Bene. Metteremo insieme la più bella collezione di cervelloni di tutto il paese. E uniti conquisteremo il mondo. Però c'è un inconveniente, maestro. Quale? Lei non sarà mica convinto che cooperanno volontariamente. No, sono sicuro di no. Ma questo non ha nessuna importanza. Loro faranno lo stesso quello che voglio io. Gabby, sei desiderata al telefono. Grazie, vengo. Puoi adoperare quello se vuoi. Bene. Pronto? Ah, ciao, zio. Il tuo caro zietto ti telefona per invitarti a cena questa sera a casa sua. E chi dovrà cucinare? Ma tu? Oggi è giorno di libertà per la mia cuoca. C'era da immaginarselo. Sei un vecchiaccio scaltro, zietto. Ci vediamo più tardi. Allora ti aspetto per le 8. Ah, cerca di non dimenticare il bicarbonato per la mia digestione. Per favore, mi analizzi questa sostanza. Provvedo subito, professore. Senta, Orlach, ha degli impegni per questa sera. Perché questa domanda, professore? Ho invitato mia nipote a cena e avrei avuto piacere che ci fosse stato anche lei per intrattenerla. La ringrazio, professore, ma ho del lavoro urgente da sbrigare. Peccato, ma non mancherà un'altra occasione. Professore, la prego di porgere le mie più profonde scuse alla signorina Gabby. Stia tranquillo, gliele porgerò. Arrivederci. Maestro, devo provvedere io al pasto di Carfax? Provveda lei, però faccia attenzione perché attraversa un periodo di violente crisi. Maestro, ho già individuato il primo scienziato che può esserci utile. Non immagina di chi si tratta? (Ride)
proprio al caso nostro. Splendido, Waldo, splendido. Un'idea stupenda. Dobbiamo ringraziare di questo il nostro Radek. Ha rubato il cardiogramma dell'eminente scienziato. Allora che aspetti a darti da fare, Waldo? Il nostro cardiografo, la mia più preziosa invenzione, Waldo. Il cardiogramma di un uomo è così simile alle sue impronte digitali che una volta programmato questo robot potrebbe localizzare il nostro soggetto anche in una città di 10 milioni di abitanti. Ti darò da mangiare, se ti comporterai bene. Altrimenti salti il pasto. È tornata l'infermiera? No, maestro, non l'ho vista. Vado a vedere che è successo. Mia cara nipotina, cosa fai da queste parti? Come al solito ti sei dimenticato che mi avevi invitato a cena. A cena? Francamente non me lo ricordo. Era da prevedersi, quindi conoscendoti sono venuta a prenderti. Ma è possibile che tu sia così distratto? Adesso non essere esagerata. Dammi una mano, guarda dove ho lasciato gli occhiali. Li hai sulla testa. Ah! Oh. Bene, dato che sei qui, fammi un favore. Prendimi gli appunti che sono nella sezione C del mio archivio. Ah, non ti basta di avermi lasciata digiuna, adesso vuoi anche farmi lavorare. Certo, è ora che tu faccia qualcosa di utile invece di esibirti in quelle carnevalate in maschera o a fare cacciavitate. Sforbiciate. Cacciavitate o sforbiciate fa lo stesso. Io mi ci trovo bene a combattere sul ring. Non tutti possono fare il tuo mestiere, no? Questo è chiaro, però potresti intraprendere uno sport meno pericoloso, per esempio il matrimonio. E così dovrei sposarmi. A mio parere è ora che ti formi una famiglia. Ma senti un po' chi parla. E allora tu perché non ti sei sposato, vecchio scapolone? Beh, io avevo... Ma chi diavolo può essere stato a sfasciare la porta in quella maniera? Un fusto. Eh? Si sente meglio adesso? Mi dica, lei ha visto il suo aggressore? Mi ha colpito alle spalle. L'unica cosa che ricordo è un colpo terribile alla nuca. Poi non ho capito più niente. Che cosa sa di mio zio? Eh? Una cosa è certa, lo hanno rapito. Il professor Reina rimarrà alquanto sorpreso quando saprà che il suo timido assistente lo ha rapito. Lui ci sarà molto d'aiuto, maestro. Puoi giurarci. È la massima autorità di tutto il mondo in anatomia.
Ora ci serve un grande ingegnere. Hai qualche candidato? Diversi, però devo fare ancora una selezione per essere certo di scegliere il migliore. Rapito l'eminente scienziato Jonathan Raine. Sono veramente costernato per la sparizione del professor Raine. Se posso fare qualcosa per aiutarvi, sono a vostra disposizione. Quando è che ha visto per l'ultima volta il professore? Ieri pomeriggio. Mi disse che avrebbe cenato in casa con la signorina Gabi. Lo ha mai sentito parlare di qualcosa come una lettera anonima? Aveva qualche nemico? No, no, signori, assolutamente. Non è proprio possibile. Il professor Raine era la persona più amata e rispettata del mondo. Sì, certo. Capitano, ho controllato i documenti che la interessano. Dalla cartella del professore mancano i suoi elettrocardiogrammi. Non possono essere da qualche altra parte? No, signore, li ho visti qui pochi giorni fa. Bene. Questo è veramente molto strano. A che scopo li avrebbero sottratti? Un po' di attenzione, un po' di attenzione, ragazze. Avvicinatevi, per favore, che voglio parlarvi. Ecco, ho l'onore di presentarvi una vostra futura compagna, reduce da una tournée di vittorie trionfali su tutti i ring del centro e del Sud America, Lorna Nelson. Benvenuta. Grazie. Questa è la nostra più grande lottatrice, Gabi Raine. Contenta di conoscerti, Lorna. Anch'io sono contenta. La nostra Lorna dovrà allenarsi. Debutterà qui molto presto. Voglio che tu le dia tutto l'aiuto, che si trovi fra noi a suo agio. Mi raccomando, Gabi. Sta tranquillo, ci penso io. Allora mi raccomando, in gamba, ragazze. Arrivederci. Arrivederci. Io sono pronta. Come sta, ispettore? Lo sei qui, signor ispettore. Non hai nessuna novità? No, nessuna. Sembra che questo benedetto professore sia stato inghiottito dalla terra con tutte le scarpe. Purtroppo devo riconoscere che brancoliamo totalmente nel buio. Mi dispiace per la ragazza. Era molto affezionata a suo zio. Ti ringrazio molto per l'aiuto che mi hai dato in allenamento, Gabi. Non ho fatto altro che il mio dovere. Sai una cosa? Dai l'impressione di una ragazza molto triste. Cos'hai? Niente. Invece sì. Avevo uno zio che era più di un padre per me. È scomparso improvvisamente. Lo hanno rapito. E non sappiamo più nulla di lui. Sono stata una stupida. Posso fare qualcosa per te? Grazie. Sei una brava ragazza, Lorna. E così la tua famiglia vive su nel nord? Sì, purtroppo. Anche io qui vivo sola. Se tu vuoi, possiamo dividerci il mio appartamento. Sarei felice, però non vorrei darti troppo disturbo. No, al contrario. Mi harías un favor. Ora más que nunca necesito compagnia. Entonces, acepto. Ah. Thank you.
Ancora non capisco cosa siamo venuti a fare qui. Come? A cercare qualche pista. Ah, non fare l'ipocrita, siamo qui perché ti piace la ragazza. Che hai detto? Ti rendi conto che stai mancando di rispetto a un tuo superiore? Ah, ti mancherò di rispetto, però conosco il vizio del lupo. Avanti. Ecco. Grazie. Buonasera. Salve. Salve. Buonasera. Lorna, voglio presentarti Arthur Campbell. Lieta. Piacere. Il suo assistente Charles Lowes, la mia amica Lorna Nelson. Salve. Molto piacere. Che stretta, allenti la sua mano, è una vera morsa, me la stretolerà. Ha visto, mi ha lasciato le dita paralizzate. Sempre ai suoi ordini. Grazie. Arthur, perché non hai ancora detto alle ragazze che eri venuto per invitarle a cena? Ah, già, sì, ecco. Io... Andiamo? Con molto andiamo. Piacere. Molto bene, molto bene. Mi dica, le piace il tacchino? Molto. Allora andiamo prima che se lo pappino tutto. Scusatemi. Intanto mi insegna una mostra. Vediamo un po'. Questa si chiama l'orecchino cinese e questa... Pronto? Ah, sì, un momento. Vogliono lei, Arthur? Grazie. Bueno, si habla il capitano Campbell. Sì. Vengo immediatamente. Gabi, hanno rapito un altro scienziato, l'ingegner Ross. Come hanno potuto strappare così lo sportello dell'auto? Forse si tratta dello stesso uomo che ha rapito mio zio. Non capisco. Che cosa se ne vogliono fare di tutti questi scienziati? Questo è il nocciolo della questione. E il mio finissimo fiuto di cane poliziotto mi dice che questa catena di rapimenti continuerà. Ne sono assolutamente sicuro. Scienziato rapito. Alla scomparsa del professor Reina e dell'ingegner Ross si aggiunge ora quella del professor Austin Hill. Perché la nostra polizia non interviene? E nella stessa maniera si è espresso questa mattina il governatore del distretto. Egli esige risultati concreti. Risultati concreti. Se voi non cercherete di darvi da fare, non vi rimane altro che presentare le dimissioni. E poi toccherà a me. Un momento. La prego, capo. Stiamo facendo tutto quello che possiamo. Sfortunatamente non esiste nessun indizio, nessuna traccia che ci permetta di seguire una qualsiasi pista. L'unica cosa strana è che i rapitori si siano serviti solo di scienziati molto noti. E dato che nessuno ha trovato i loro corpi, è da supporre che siano tutti quanti ancora in vita. Prego, avanti, signori. Si mettano pure comodi. Come già sapete, io sono l'inventore del robot che vi ha rapito. Il più efficiente di tutti gli assassini. Un'opera mirabile di automazione costruita grazie al mio genio. Disgraziatamente, la sua elaborazione è costosa e lenta. Così ho deciso di ottenere gli stessi risultati con esseri umani. Robot umani? Esattamente. Signore, ho bisogno del vostro aiuto perché finora in questa nuova opera ho fallito. In cambio del vostro aiuto io vi offro di divenire gli uomini più potenti e ricchi della Terra. Per opera nostra la razza umana sarà sottomessa alla nostra volontà. Ma questa è pura follia.
È genocidio. Ah, sì, professor Reina? Quello che ho detto lo ha offeso? Offeso me? Quello che ha detto offende la ragione. Bene. Lei è libero di andarsene, Reina. Quella è la porta. Resti al suo posto. Si sieda, dottor Hill. Purtroppo dovremo cercarci un altro esperto di anatomia, Waldo. Comunque credo che la sua dipartita servirà di monito a questi signori. Spero anzi che ora non rifiuteranno la loro collaborazione. Cosa da perdere? Ho lavorato per tutta la vita. E perché? Per rimanere povero. Questo è parlare da uomini, dottor Ross. Dottor Hill? Non mi sembra ci siano alternative. Non potrò avere pace finché non verrà scovato l'assassino di mio zio. È veramente un'irreparabile perdita per la scienza. Era un grand'uomo. Ero come un figlio per lui e mi onorava della sua protezione. Io lo amavo come un padre. È terribile starsene qui del tutto impotenti. Dovremo attendere la loro prossima mossa. È importante. Ma figurati, non è mica così scemo da pensare questo di me. Quello che mi dice è molto grazioso. Figurati che lui pensa che vado con lui soltanto per i suoi 4 milioni di dollari. Io gli ho detto che sarei andato con lui anche se ne aveva 3. Ah, aspetta un momento, cara, ti richiamo dopo, d'accordo? Bye, bye. Buongiorno. In che cosa posso esserle utile? Lo sa che lei è veramente un bel fusto. Che sia venuta bene nelle fotografie. In cosa? Ma per i giornali che decanteranno la bella vergine che difende il suo onore insidiato da un bruto. Ora che ci penso dovrò cambiarmi. Che ne dice se metto il mio favoloso super bikini? È così audace che minacciarono di arrestarmi per ben 2 volte. Mi dispiace deluderla, ma non faremo fotografie. È una questione di sicurezza. Oh. Signorina, che aspetto aveva l'uomo che l'ha assalita? Era alto, molto forte e mi ha aggredito. Lei forse non ci crederà, ma aveva gli occhi infuocati dal desiderio. Gli occhi? Allora lei l'ha visto bene in faccia. Beh, non esattamente. Dica quello che ha visto. Lei gli stava di fronte e lui l'ha colpita pressappoco così. Non è questo quello che è accaduto? Beh, sì. Però sono esattamente sicura che stava morendo dal desiderio per me. Ah, certo, su questo non ho dubbi. Per quanto abbiamo frugato da cima a fondo, non siamo riusciti a rintracciare la cartella clinica del dottor Chavez. Esattamente come è accaduto nei casi precedenti. Mio zio e il dottor Chavez erano in grande confidenza. Era un uomo davvero sensibile con una grande umanità. Ora anche lui è scomparso. Quello che non riesco a spiegarmi è come un uomo possa racchiudere tanta forza nelle sue mani. Deve essere un campione di karate. O un robot. Che dici? Che cosa hai detto? Un robot. Queste cose le può fare anche un essere meccanico. Precisamente un robot. Un robot. Può essere... No, un robot. Si accomodi, dottor Chavez. Abbiamo messo il collega al corrente della situazione. Ora... Si è reso conto di tutto. Coopererà con noi. Voglio sentirlo dalla sua bocca. Lei è d'accordo? Deve esserlo. Ormai non ha altra scelta. D'accordo. Coopererò. Splendido. Avrà tutto il materiale necessario per i suoi esperimenti. Lei rimarrà nostro ospite finché il lavoro non sarà terminato. Intendo... Finché non avremo realizzato la formula che ci permetterà di sottomettere ai nostri voleri la razza umana.
Questa tinta non mi sembra adatta a questa stanza. Se vuoi sapere il mio parere, questa ci starà benissimo. Che ne dici? Buonasera, signorina Gabby. Buonasera, Orlach. Si accomodi. Grazie. E spero di non averla disturbata. No, stavamo scegliendo i colori da usare per rinfrescare l'appartamento. Buonasera, signorina. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Passavo da queste parti e sono salito per salutarla. E nello stesso tempo per sapere se c'erano delle novità sulle indagini sulla morte del suo povero zio. Purtroppo non ce ne sono. E disgraziatamente continuano ancora i rapimenti degli scienziati. Sì, lo leggevo poc'anzi sul giornale. È veramente spaventoso quello che sta accadendo. Salve. Salve. Come stai, morettina mia? Buonasera. Io bene, e tu, miccione mio? Hai trovato l'indirizzo del professor Ricci? Sì, abbiamo scoperto che vive alla periferia della città. Mi scusi, si riferisce al professor Otto Ricci? Sì, esattamente. Lo conosce? Oh, no. Beh, impropriamente sì, però solamente di fama. È molto conosciuto. Credo che sia uno dei massimi esperti di automazione e di cibernetica del mondo. Esattamente. Vogliamo parlare con lui perché riteniamo, ma forse si tratta solo di una supposizione, che l'uomo che ha rapito tutti gli scienziati non sia altro che un robot. Ma questa è fantascienza. Lei crede? Comunque tentare non costa niente. Il professor Ricci potrà fugare i nostri dubbi. Bene, vi auguro buona fortuna. Oh, si è fatto tardi e ho molte cose da sbrigare. Arrivederla, signorina Gabby. Arrivederla, Orla. Arrivederla. Allora, ci accompagnate? Ma certo, dacci il tempo di cambiarci e saremo subito da voi. Ok. Pronto? Ascoltami bene, Waldo. Quella ficcanasa e quei maledetti poliziotti stanno per andare a trovare il dottor Rich. Se lui dirà loro che io ho collaborato con lui sugli studi di cibernetica, mi scopriranno. Voglio che tu vada immediatamente alla casa del dottor Rich e agisci secondo quanto prestabilito. Agisco subito, maestro. Radek. Sì, dottore. Abbiamo un lavoro. Possibile, paparino. Hai passato di nuovo tutta la notte a lavorare e ti sei completamente dimenticato di cenare. Ma non ti è mai passato per la testa che gli scienziati hanno bisogno di mangiare per vivere? Certo che lo so. Però te lo dimentichi. Mi basta avere la mia Sabrina che me lo ricordi, come già faceva la tua mamma quando era ancora viva. Come farei senza di te? Povero papà.
la polizia. Richiamiamo il robot. Soffro di vertigini, mi tira la testa. Signore, per favore, mi mette giù, signore, le vertigini. Ai, 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 no, mi mette giù per piacere. Ai, piano, per, piano. Ah, così, no. Ai, ah, oh, oh, aiuto, ho la targa. Prendete il numero della targa. Oh, aiuto. Oh, la targa. Oh. Camion mi ha investito. Chi ha dato la patente all'autista? Mi ha spezzato una gamba, mi ha sfondato il bacino. Charlie, occupati di Lorna. E di me chi si occupa? Ho un'anca fratturata. Ai, ai. Perché non mi avete aiutato? Perché non hai aiutato il tuo fidanzato? Guarda come lo hanno conciato. Di un po', mi hai presa forse per un materasso di piuma, pagliaccio. Come ti senti? Tutto bene? Tutto bene. E il dottor Rich? È morto. Comunque non ho più dubbi. È proprio un robot. Andiamo. Certo che si tratta di un robot. Ha una forza micidiale. Mi ha dato una botta che... Ai, 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 ai. Guarda cosa ho qui. Oh, hai un brandocolo favoloso. Magari quella è una voglia della mamma quando era incinta. Aveva voglia di che cosa? Forse aveva voglia che non venissi al mondo. Mi ha chiamato, dottor Chavez. Mi occorre questo materiale. Siamo sulla pista giusta, vero? Sì, ma è solamente teoria per il momento. Mi serve per i miei esperimenti. Sì, ma è abbastanza caro. Mi pareva di aver capito che disponevamo di mezzi illimitati. Avrà tutto il necessario. Pronto? Ciao, Arthur. Ci sono novità? No, nessuna. Comunque, sai una cosa? Sta prendendo forma un'idea che da un po' mi ronza nella testa. Di che si tratta? Beh, non è un'idea precisa. È come un piccolo frammento, ecco, una tessera di un grande mosaico da completare. A proposito, ti ho telefonato perché volevo sapere in che cosa era specializzato il dottor Chavez. In sostanze chimiche esplosive. Devo mostrare questo a Orlach. Bene, dottor Chavez, lo vedo. Ma a che diavolo serve? A questo! Fermalo! Non deve scappare! È fuggito, maestro! Non possiamo permetterci che vada a spifferare tutta la polizia. Bisogna prenderlo. Thank you.
Eccomi! Eccomi, vengo! Dottor Chavez! Ti sento male. La polizia. Gabi. Sì, dottore. Gabi, senti. Stia calmo. La polizia. Si siede. La polizia. Su, cerchi di rilassarsi. Adesso le vado a prendere un po' d'acqua. Con il dottor Ross. È possibile. Ti assicuro che è possibile. Te lo posso garantire, Hill. Sei d'un cinismo impressionante. È esattamente quello che Orlach vuole. Tu sei uguale a lui. E anche peggiore, perché tu sei un genio. Io sono quello che sono. Un genio. Hai visto quello che è successo al professor Reina? E a Chavez non toccherà sorte migliore. Noi dovremo collaborare lealmente con lui. E saremo invincibili, ricchi e potenti. Spero non stiano abusando della mia ospitalità, lor signori. Al contrario. Credo di avere trovato la soluzione. Quale? Quella di convertire essi in robot? Definitivamente. Oh... Oh. Come ti senti? Come va la testa? Ma che testa? Ho una zucca così al posto della testa. Lo sai che non si può lottare con un robot? Che cosa lottare? Per poco non mi decapitava. Forse dovremmo pensare a munirci di un casco d'acciaio per parare le botte di questo forsennato. Non è una cattiva idea. Mi sembra geniale, colleghi. Veramente geniale. La tastiera di Acrylium funzionerà perfettamente sulla conduttività della pelle. Questo era il motivo per cui i suoi interventi chirurgici fallivano. Non appena lei iniettava il liquido nella materia cerebrale, gli anticorpi lo rigettavano immediatamente. Sembra una sciocchezza quando se ne viene a capo. D'accordo, signori. Voglio che vi dedicate immediatamente alla realizzazione degli impianti necessari. Sì, signore. Creo que a pesar de todo lo lograremos, Waldo. Thank you.
Finalmente ci siamo. E il quadro di controllo? Eccolo qui. Veramente perfetto. È terribilmente semplice. È solo un piccolo passo verso la perfezione. Se il cuore di un uomo oggi sospende i suoi impulsi, lo si riattiva con degli impulsi elettrici. Il meccanismo della tastiera di Acrylium è ancora più preciso. Una volta stabilito il contatto, esso agisce sul cervello e controlla la volontà. Sì, è tutto il sistema nervoso. Non saranno più uomini, ma marionette, dei robot umani. Queste sono solo chiacchiere per ora. Se loro mi permettono, è teoria. Io ho bisogno di dimostrazioni pratiche. Una dimostrazione pratica? Esattamente. Occorrerebbe una cavia umana per dimostrarlo. Ma noi la possediamo, la cavia umana che cerca. Il dottor Chavez? Perché? Lei non è d'accordo, dottor Hill? Fallo venire qui, Waldo. Alzi un braccio. Adesso che alzi l'altro braccio. Ora cammina. Lo fermi. Veramente perfetto. È una marionetta. Un robot umano. Me lo dia. Dammelo. Assassinato. Che cosa importa? Cosa importa? La sua morte è servita per conoscere a fondo i limiti di questo gingillo. Non potevo considerare completa la prova senza questo esito. Bene, colleghi. Ora finalmente potremo compiere la nostra opera. Finalmente posso piegare la volontà del genere umano. Mi occorreranno infinite tastiere di Acrylium. Diventerò il padrone del mondo. Sì, io sarò il padrone del mondo! Ecco perché mancano i cardiogrammi dalle cartelle cliniche. Servono al robot, perché viene diretto con cardioimpulsi. E come lo avete scoperto? Abbiamo dovuto interpellare i più grandi esperti di cibernetica. Di che? Ignorante, esperti in robot. Bei paroloni che però non ci aiutano a risolvere il pasticcio in cui ci siamo cacciati. Non siete d'accordo? Se volete il mio parere, penso che se fossimo arrivati in tempo per evitare la morte del dottor Rich, forse... Ho trovato! Ora ci siamo. Grazie a te, Gabi. Ma che stai dicendo? Ora è chiaro quello che mi frullava nella testa. Oh, sentiamo quello che gli frullava. Charlie, noi siamo degli idioti. Parla al singolare. Ma hai ragione, tu sei un idiota. Come? E anch'io. E potremmo sapere il perché? Vi ricordate il giorno in cui siamo venuti qui in questa stanza per dirvi che saremmo andati a far visita al dottor Rich? E non vi è apparsa molto strana la coincidenza che contemporaneamente al nostro arrivo in casa dello scienziato il robot lo colpiva a morte? È chiaro come il sole che qualcuno aveva interesse di eliminarlo prima che lui parlasse con noi. E cosa vuoi dimostrare con questo? È questo il punto, Gabi. Chi c'era l'altro giorno in questa stanza? Oltre a noi, si intende. Ho ragione di pensare, colleghi, che li conoscete già a memoria i piani di costruzione delle tastiere di Acrylium. Quindi è meglio distruggere i piani. Ma quelli non sono i nostri poliziotti. Radek, va ad aprirgli. Buonasera. È in casa il dottor Orlach? Si accomodino pure. Da questa parte.
Signorina Gaby, signori, che piacere vedervi. A che debbo l'onore di questa vostra visita? Non ne avrà molto piacere quando saprà il motivo per cui siamo venuti qui. No. No, signore, desideriamo che venga alla centrale per chiarimenti. Io? Ma signori, cosa potrei mai chiarire? Abbiamo ragioni sufficienti per sospettare lei della misteriosa scomparsa di eminenti scienziati. Andiamo! Ferri! Ha fatto questo, Orlach. Non lo avrei mai creduto. Ma perché? Perché un grande scienziato come me non si rassegna a vivere in un'aurea mediocrità. E perché mi comprendiate meglio, vi darò una dimostrazione della mia potenza sulla signorina Lorna. Waldo, mettile alla tastiera. Capite ora dove sono arrivato, robot? Robot umani completamente proni ai miei voleri e ai miei desideri. La mia tastiera, l'Acrylium, controlla ogni volontà e tutto il sistema nervoso. E per fare questo era necessario eliminare tanti uomini di talento? Ogni cosa ha il suo prezzo. E il fine giustifica sempre il mezzo. Sei solo un volgare assassino, un miserabile. Può darsi. Ma non sarete voi a poterlo raccontare agli altri. Waldo! Fermo! Se fai ancora una mossa, porterò al punto critico la corrente. E Lorna morirà fulminata. Waldo, l'altra tastiera! Fermo! Te l'ordino, fermati! Ne ha fatto il robot. Sì. Tra poco qui l'aria diventerà irrespirabile. Andiamo, andiamoci. Garfax! Garfax! Vieni immediatamente qui, ho bisogno del tuo aiuto! Sbrigati, Garfax! A conclusione delle indagini, la polizia ha scoperto il rifugio dello pseudo-dottor Orlach, responsabile della scomparsa di alcuni tra i più grandi scienziati del paese. Si ritiene che il criminale sia morto nel violento incendio che ha completamente distrutto il suo laboratorio. Garfax, voglio che mi porti qui una lottatrice, in modo che possa vendicarmi di quella sgualdrina che ha distrutto il mio robot. Mi hai sentito? Se non me la porterai, questo sarà il tuo castigo. Lorna, Gaby, che succede? Per caso avete visto Berta Reyes? Che? È successo qualcosa? È scomparsa da più di due giorni ormai, senza lasciare la più piccola traccia di sé. A questo punto penso sia meglio avvisare la polizia. Berta Reyes desapareció. Voi sarete il mio strumento di vendetta. Tu, Carfax, le presterai il tuo cervello e forza fisica, in modo che io farei di questa donna, a cui adatterò la tastiera di Acrylium, il robot più perfetto del mondo. Un robot che distruggerà Gaby Reina. E sarà un assassino legale con tanto di pubblico.
poi toccherà ai suoi maledetti compagni, tutti colpevoli della distruzione del mio robot. Radek, tu mi assisterai nell'operazione. Li opereremo immediatamente. La chiamerò Elektra. Una macchina perfetta, prona completamente ai miei ordini. Con la sua forza e gli impulsi alla Crilium sarà invincibile. A noi due, Gabi Reina, Elektra, il prodotto del mio genio, ti distruggerà. Oggi debutterà Elektra, campionessa degli Stati del Nord. Ci si attende un incontro sensazionale contro la forte Furia Rossa. Grandissima Elektra, dopo ben 6 trionfi consecutivi, affronterà oggi la Maschera d'Oro. Sei un mostro! Strappagli il cuore, mangiagli il fegato! Forza! Dopo più di 10 trionfi consecutivi, debutta allo Yankee Elektra. La tigre, sua avversaria, confida nella vittoria. Dobbiamo segnalare un'ulteriore vittoria della sensazionale lottatrice straniera Elektra. Negli ambienti ben informati si dice che l'unica che possa affrontarla è la campionessa nazionale Gabi Reina. Gabi Reina sfida Elektra. Ci sarà in palio una borsa di $5,000 se la lottatrice straniera accetterà. Oh, questo è il momento che stavo aspettando. Finalmente siamo alla resa dei conti, Gabi Reina. Stai molto attenta, Gabi. Non so perché, ma questa Elektra mi fa paura. C'è come qualcosa di sinistro nella sua persona. Non preoccuparti, la batterò lo stesso. Sicuro, però non concederti nessuna distrazione. Tocca a te, Gabi. In bocca al lupo. Applaudire, iettatore. Ma insomma, cosa devo fare? $5,000. Si lotterà a 2 cadute senza alcun limite di tempo. In quest'angolo la campionessa nazionale Gabi Reina. Nell'altro angolo la invincibile forte Elektra.
c'è sotto? Voglio sapere chi è questa Electra, dimmelo. Allora parla. Chi è questa Electra? Voglio saperlo. Parla! No! Parla! Electra è una vostra collega, Berta Reyes. Orlag l'ha trasformato in un robot. Gli ha dato una forza tremenda. Orlag non è morto. No, è in questa arena e dirige Electra con degli impulsi. Vieni con me. Confido quest'uomo. Non lasciatelo per nessun motivo. Nell'arena! Cercatelo! Electra è solo un robot! Arthur, guarda! Là! Vieni da me, salvati! Sei proprio sicuro? Assolutamente sicuro, signore. Di qui non è passato nessuno, vero? Io non ho visto nessuno. Bene, chiama la pattuglia radio. Sì. Digli che invino forze sufficienti per circondare lo stadio. Però subito, sì, signore. Sì, sì, sì. E tu farai in modo che nessuno esca da qui. Sì, capito? Signore. Sì, sì. Capito? Sì, signore. Sei contento? Sì. Ma... Fermo! C'è l'ordine di non far uscire nessuno. Dato che nessuno l'ha visto uscire, deve essere per forza rimasto nello stadio. Chi è questo? Deve essere opera di Orlac. Andiamo! Presto! Presto! Presto, venite qui. Sorvegliate le scale di accesso e sparate su ogni cosa sospetta. Presto, presto. Voi, correte all'impianto di illuminazione. Muoversi, di corsa. Mandate via questa gente, fate sgombrare. Avanti, fuori, fuori. Lo avete intrappolato? No. Dove sono andati? Lassù. Ecco il riflettore, capo. Dirigetelo sulla scala. Più in alto. Coani maledetti. Sono loro. Cercano di mettersi in salvo attraverso i tetti. Dobbiamo trovare un mezzo per farli scendere. Possono resistere lì per giorni. No, ora ci penso io. No, no! Pronti a coprirlo. Che tenti di resistere. Arrenditi! No. Voi volete solo distruggermi. Distruggere Electra come avete distrutto il mio robot. Ma non ci riuscirete.
No! Ascoltami, Orlok! Electra! Ammazzalo! Pallottole non gli fanno alcun effetto. Charles! Charles! Orlok ha in mano la tastiera di comando! Sparagli! Maledetti! Maledetti! Avete distrutto Electra. Ma io vi ucciderò. Vi ucciderò tutti quanti. Niente da fare. Andiamo. Chiamate un'ambulanza! E voi altri, sgombrate tutto. Presto!